Finalmente conosciamo i nuovi titoli disponibili per quanto riguarda il Game Pass della prima metà del mese di settembre 2024. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiochitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta. Buona visione! Age of Mythology Retold arriva al Day One per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass. Dai creatori di Age of Empires, questo nuovo capitolo vedrà mostri e umani scontrarsi tra loro. Dovrete proteggere il vostro dominio, comandare mostri leggendari e invocare il potere degli dei per sconfiggere i nemici. Il titolo è disponibile per il cloud PC e Xbox Series X ed S. In Expedition, a Mode Runner Game, potrete intraprendere spedizioni di ricerca mentre guidate numerosi veicoli fuori strada. Dovrete usare strumenti all'avanguardia e gestire il campo e la squadra per assicurarvi il successo. Il titolo è disponibile per il cloud console e PC. Dalle montagne innevate ai canyon aridi, scorrazzate con diversi veicoli a vostra disposizione, tra cui bici, snowboard e tutelare, in Riders Republic. Il titolo è disponibile per il cloud, console e PC. Se vi piacciono i treni e i giochi simulativi, allora Train Sim World 5 fa proprio al caso vostro. Padroneggiate binari, visitate città caratteristiche e molto altro, mentre vi immergete in questo hobby ferroviario. Il titolo è disponibile per il cloud, console e PC. Purtroppo, e come al solito, dobbiamo dire addio ad alcuni videogiochi che lasciano il catalogo a settembre. Vi lasciamo l'intera lista a schermo. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva, ma soprattutto scriveteci nei commenti a quale titolo giocherete all'interno dell'abbonamento Game Pass di questo settembre 2024. Un saluto e alla prossima!